Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Cancellata la proposta di sospensione immediata della patente per chi usa il cellulare alla guida, prevista nel provvedimento in discussione alla Commissione Trasporti della Camera. Nel testo di modifica dell'articolo 173 del codice della strada rimane solo la sospensione della licenza alla seconda infrazione in 2 anni e prevede solo un raddoppio del periodo di sospensione, prima previsto da 1 a 3 mesi, portandolo da 2 a 6 mesi, e dei punti decurtati, 10 invece di 5. Il dilagante utilizzo del cellulare alla guida sia in fonia che in messaggistica e navigazione sul web, che produce una ciclopica forza distrattiva, va ostacolato seriamente e non si capisce il senso di questo provvedimento azzoppato e a questo punto inutile, dice Giordano Biserni, che è il presidente dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. Concorda con lui oppure pensa che stia esagerando? No, penso la prima volta si può perdonare, la seconda no, mi sembra anche giusto. Penso che sia una cosa un po' equilibrata, via. Si stanca, magari capisce che ha sbagliato, no? La sospensione mi sembra un po' troppo, ecco, la prima volta. Io non lo uso, però. Lei guida? Sì, guido. E non utilizza il cellulare durante la guida? Mai, 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 mai. Ho 30 punti ancora nella patente, quindi. Però si può capire che uno se ne vedono in giro anche troppi, sì, per quello è vero. Però la prima volta uno può anche. Sa come suona magari in macchina, non è che se invece rimane castigato non così pesantemente togliendogli la patente, magari poi ci ripete la prossima volta. Cioè, uno bisogna dargli una possibilità, penso, in tutte le cose. Non è una bella modifica, sicuramente. Bisognava senz'altro applicarla completa, perché così è come dare un contentino. Secondo me è da rivedere. A lei capita di utilizzare il cellulare durante la guida? Purtroppo sì. E ne stiamo appunto parlando adesso con altre persone. Fin quando non ti succede niente, lo farai sempre. Però se hai davanti queste, diciamo, queste normative nuove, uno ci pensa. Sì. E pensa anche, insomma, alla sicurezza e a quello che può combinare guidando. Chi dice che può capitare a tutti una volta di prendere in mano un cellulare perché squilla e se si viene beccati proprio in quel momento, alla prima avere la patente sospesa, dice esagerato. Quindi lei crede effettivamente che comunque, a prescindere, anche se uno prende il cellulare in mano e per distrazione è soltanto la prima volta, comunque la patente va sospesa. Sì, secondo me sì, è una cosa giusta. Io sono favorevole. Come mai? Perché non è giusto usare il cellulare, perché io ci ho perso un fratello per tornare dal cellulare a 45 anni. Guarda, è proprio la persona sbagliata. Ho avuto un incidente giù a Messina, quello col cellulare non si è accorto che mio fratello arrivava con la bicicletta e l'ha messo sotto. Quindi è giusto sospendere la patente immediatamente? Immediatamente, subito, e non dargliela più, ma completamente, non dovrebbero più darla, per me, per mio conto, eh. Poi, per gli altri, ognuno ha la sua opinione di idee. La mia idea è quella. La Io persona. sono la macchina, però quando vado in macchina, se no l'ha spento e non rispondo a nessuno, perché non è giusto. Cioè, tu puoi dirmi adesso, magari perché gli è capitato suo fratello, magari lei fa quello lì. Cioè, può anche essere. Però sai che per me è una distrazione uno che usa il cellulare, che parla col cellulare così. Se ti capita qualche cosa di urgenza, come fai? All'improvviso così. La persona che guidava e che usava il cellulare è stato condannato oppure no? È stato condannato, però adesso è fuori. Allora gli hanno dato perché poi hanno fatto tante cose, per quella cazzata lì. La mia cognata l'hanno pagata, perché l'hanno pagata, l'assicurazione e via. Però, cioè, io non la vedo giusta quella cosa lì, cioè usare il cellulare, per me è quella lì.